negli anni 80 gli orafi si sono creati un'immagine, e io sono il primo a dirlo, che erano quelli che spendevano i soldi nelle squadre di calcio, che sperperavano, che ostentavano e se ne stavano nell'ombra. Ora gli orafi sono fondamentalmente dei buoni operai, delle persone che lavorano proprio come il contadino, che si alzano la mattina, che cercano di portare il pane a casa e che in tutta sincerità di farsi dare del ladro da chi magari la sera va a fare la pericena o a mangiare le ostriche, non ci stanno. Quindi io so che saremo bruttini, saremo, io in particolare, saremo anche forse non molto addottorati, però siamo tanti, ma veramente tanti. Siamo veramente tanti, perché ad Arezzo siamo 10-12 mila, poi ci vogliamo mettere l'indotto, gli spedizionieri, ci vogliamo mettere tutti quelli che lavorano sui macchinari, poi mettiamoci gli italiani, poi mettiamoci le 26 mila gioiellerie, le quali hanno fatto una legge sui comprooro talmente vergognosa che impone una serie di adempimenti a quello che ritira un paio di orecchini. Per quale motivo? Perché così i comprooro saranno solo quelli delle catene. E vorrei capire una cosa io, in Italia non mi risulta ci siano miniere e l'Italia è il primo esportatore di oro al mondo. Allora dico io, o c'è denaro che diventa oro sulla carta, o forse sarà bene andare a controllare anche lì. Ben vengano le forze dell'ordine tutte e in quantità e vedrete che all'ultimo e gli orafi e sono quelli lì al banco a lavorare, non sono altri, non sono speculatori, non sono finanza, non sono alta architettura finanziaria o movimenti mondiali. Quindi, sinceramente, come diceva prima la conduttrice, la cosa è stata fatta anche in maniera piuttosto maldestra, ma di solito quando si è convinti di aver troppo potere, magari lo si usa senza la necessaria prudenza, e temo che quelli come me, che un attimino forse un po' di dignità la vogliono tutelare, quello che la legge gli consente lo porteranno fino in fondo.